Adesso Vale, cambiamo totalmente argomento perché si è svolto a Teramo per il terzo anno consecutivo il progetto realizzato dall'IZS, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise Caporale, tornato il One Health, un progetto che ha richiamato tantissime personalità provenienti da tutto il mondo. Il tema di quest'anno è stato quello di parlare dell'Africa, un continente molto importante, molte volte sottovalutato e anche sfruttato in maniera eccessiva, però il progetto dell'IZS che sta portando avanti anche per conoscere il cambiamento climatico e le tante novità che stiamo vivendo quotidianamente nel nostro mondo. Quindi guardiamo insieme l'approfondimento che ho realizzato proprio io e poi torniamo in studio, va bene? Benissimo. One Health Award 2024, terza edizione dell'evento internazionale organizzato dall'IZS. Quest'anno il tema scelto Frontiera Africa. Frontiera Africa, sì, questo è il tema scelto perché l'Africa è un continente dal punto di vista geopolitico importantissimo ed è importantissimo per lo studio delle malattie infettive per quanto riguarda noi. Noi siamo presenti in Africa ormai dal 1985, il primo paese che ininterrottamente ha rapporti con noi è la Namibia. Siamo presenti in altri almeno 30 paesi africani, magari più a spot, però questo è il motivo di questa presenza nostra in Africa, è dovuto al fatto che sappiamo che le malattie infettive presenti oggi in Africa domani arriveranno nel continente europeo, quindi è importante andarle a affrontare e studiare nel loro terreno oggi. Un evento molto importante di rilievo internazionale, riuscire poi a organizzare una città come Teramo, che comunque è piccola rispetto al resto del mondo, diventa ancora più difficile. Voi lo state facendo e portando avanti, ogni anno state implementando questo discorso. Sì, credo che quest'anno il successo delle prime due edizioni è ancora maggiore. Il successo di questa edizione, di quelle precedenti, sicuramente è dovuto alla credibilità dell'istituto. Non si può organizzare un evento di questa portata se non si ha una credibilità ormai riconosciuta a livello globale, e questa è la credibilità dell'IZS di Teramo. Tantissimi scienziati, tantissimi esponenti di fama mondiale sono proprio qui per questi 3 giorni. Sì, alcuni nomi come Feldman, come Bertuzzi, come Kang Song sono scienziati di un'elevatura, di una fama assolutamente globale. Se vengono qui vuol dire che si sentono in qualche modo a casa. La ricerca è sempre uno strumento di diplomazia e di pace, soprattutto in alcuni campi con cui noi in Africa abbiamo già una grande tradizione, come ad esempio il biomedicale, le biotecnologie, l'agricoltura tecnologica. Come voi sapete, ormai l'agricoltura non si fa solo con i trattori, ma con i droni e con i satelliti, e questo coinvolge grandi imprese di Stato. Ma devo dire che la cosa che forse ci sta più a cuore della collaborazione è che noi non andiamo con intenti predatori, non andiamo con armate che alimentano la guerra, ma andiamo con delle partnership, delle collaborazioni di lunga durata che formano capitale umano in loco. Noi vogliamo formare tecnici africani, ingegneri africani, medici africani che possano lavorare per il loro paese con noi.
con noi per il loro paese. La nostra parola chiave è insieme. Non sono molto favorevole alle agenzie nazionali perché di solito rappresentano una moltiplicazione di burocrazia e di costi. One Health è una realtà olistica nel senso che ricomprende tutto, ricomprende la salute dell'essere umano, di tutti noi, la salute degli animali, la salute dell'ecosistema, quindi del pianeta. È una filosofia ed è contemporaneamente una pratica. Io non farei l'agenzia di una pratica, la praticherei applicando questi precetti fondamentali anche al nostro rapporto con l'Africa, anche al Piano Mattei. Noi sappiamo che non esiste virus, non esiste malattia che noi possiamo considerare abbastanza lontana. Quindi possiamo lavorare in Africa proprio per fare in modo di curare patologie per loro e anche per noi. In the heart of the wild where the lions roam, there's a rhythm that echoes in every bone. Trumps beat and the earth shakes with delight. Come and join in, let the music take flight. Under the African sun we dance as one. From the Sahara to the Serengeti it's. Questo evento One Health, terza edizione, rappresenta un importantissimo fiore all'occhiello per il territorio teramano. Senza dubbio per il territorio teramano, per l'Abruzzo e per l'Italia, perché come dicevo One Health è il nostro modo di affrontare le patologie da adesso in poi ed è un modo globale, non possiamo pensare di curare solamente la persona, ossia diciamo la salute non è solo assenza dalla malattia, la salute è equilibrio dell'ecosistema, equilibrio del mondo animale, è rispetto. One Health, One Earth, questo è il senso, significa rispetto. Fino a qualche anno fa l'università era più ricerca di base, si faceva le domande e lasciava magari ad altri, alla dimensione industriale, alla dimensione applicata, alle risposte. Ora l'università si è aperta ai territori, si è aperta alle imprese, agli enti di ricerca, quindi si passa dal laboratorio al prototipo, al prodotto, sempre all'interno dell'università. Io penso che l'Italia abbia fatto il passo giusto, quello cioè di fare una scelta, e questa è l'idea di fondo del Piano Mattei. L'Italia ha incominciato e con la consapevolezza naturalmente che vista la centralità del rapporto con il continente africano non basta solo l'Italia, ma l'Italia ha scelto di fare da apripista, mettere l'Europa di fronte alle proprie responsabilità, e nel momento in cui parliamo dell'Europa dobbiamo un attimo guardare il mondo. E perché in Africa si giocano tre partite cruciali per gli equilibri del pianeta, non soltanto per gli equilibri del Mediterraneo. La prima partita è quella della crescita demografica e quindi mettere in rapporto l'impetuosa crescita demografica africana e la recessione demografica che c'è in Europa attraverso canali legali, non c'è altra strada. La seconda è quella delle energie e delle risorse naturali. Il tema delle energie fossili, il tema delle materie prime critiche, il tema della possibilità di avere in Africa il 60% delle terre coltivabili e non coltivate in questo momento dell'intero pianeta. Se per esempio coltivassimo tutte le terre africane non avremmo un problema alimentare non solo in Africa, non l'avremmo più in nessuna parte del mondo. Terzo tema è quello della sicurezza. Ci sono conflitti civili e c'è un dato che deve preoccuparci. In questo momento in Africa abbiamo una sorta di incubatore insieme con l'Afghanistan del terrorismo internazionale. Abbiamo già visto negli anni passati cosa significa avere un terrorismo in Africa che può pensare all'Europa e all'Italia. Ecco, se si pensano a tutte queste tre cose si comprende perfettamente come i destini di Europa, Italia e Africa sono strettamente intrecciati. Nessuno può separarli. Noi abbiamo un'iniziativa autonoma che è incominciata un po' prima del Piano Mattei, noi siamo nati 3 anni fa
Abbiamo in questo momento 400 ragazze e ragazzi che vengono dal Mediterraneo allargato e studiano presso le nostre università attraverso anche un rapporto di collaborazione con il Ministero dell'Università e Ricerca Scientifica, attraverso rapporti di collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. A queste ragazze e ragazzi nei giorni scorsi mi è capitato di premiare la prima che si è laureata, diciamo, qui in Italia. Diciamo soltanto una cosa, chiediamo soltanto con fermezza una cosa: coloro che vengono a studiare in Italia devono ritornare nei paesi di provenienza. Non vogliamo rubare cervelli, non vogliamo rubare intelligenze, vogliamo formare delle donne e degli uomini che tornino ad essere classi dirigenti dei loro paesi, perché c'è bisogno di classi dirigenti africane che siano all'altezza dei bisogni delle popolazioni africane. Come cercavo di spiegare, l'Africa è un continente potenzialmente molto ricco, ha bisogno di classi dirigenti che valorizzino quelle ricchezze e mettono i loro popoli in condizione di poterle finalmente sfruttare. Stefano Bertuzzi, per terzo anno consecutivo al One Health ormai è diventata una tradizione per il territorio teramano e anche la sua presenza è diventata una tradizione. Quando si dice una tradizione vuol dire che si diventa vecchi, però quello che non diventa vecchio è l'importanza del sistema e dell'argomento e di quello che si sta facendo. Devo dire che quest'anno i contributi e le cose che ho sentito sono ancora più entusiasmanti e ancora richiamano al bisogno di sistemi unitari e di collaborazione internazionale. Mai come in questo momento, dove il mondo sembra disfarsi e cadere in pezzi, richiamarci a One Health, che richiama anche a una collaborazione, un lavoro insieme, a creare ponti tra l'Europa e l'Africa, è il messaggio di questo meeting. Mi sembra non potesse essere più attuale, più importante e più rivolto al futuro. Frontiera Africa è il tema di questa terza edizione, lei gira tutto il mondo, l'Italia in questo momento che contesto sta vivendo? Perché poi si cerca di aprire i confini nello studiare, come sta facendo l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo Molise, quali sono le strategie giuste per poi riportare il lavoro fatto qui a Teramo oggi a livello internazionale? L'Italia ha un ruolo importantissimo perché è un crocevia del Mediterraneo. L'anno scorso il tema di One Health a Teramo era il Mediterraneo, adesso è l'Africa. Cioè io trovo tra la visionary leadership dell'istituto un filo conduttore ed è proprio questo lo spirito. Cioè l'Italia può giocare un ruolo fondamentale in Europa e nel mondo. E qui si parla di scienza, si parla di professione che può essere unificante per questi problemi e un ponte. Cioè non dobbiamo costruire muri, dobbiamo costruire ponti e questo è quello che si sta facendo. La scienza mi sembra un veicolo eccezionale anche di diplomazia e di collaborazione e di cooperazione. Quindi non vedo un ruolo più importante per l'Italia in questo momento. Direi che la formazione è la chiave di volta di tutto, formazione tecnica, tecnologica, formazione accademica, formazione artistica, musicale, coreutica, formazione nella scienza, noi abbiamo scienziati che lavorano insieme e tutto questo avviene attraverso la condivisione di infrastrutture di ricerca. Io ho fatto accordi con la Tunisia, con la Libia, con l'Algeria, con il Marocco, con l'Etiopia, con la Somalia, andrò a brevissimo di nuovo in Egitto dove siamo stati e abbiamo portato proprio agricoltura tecnologica, stiamo letteralmente seminando, cioè stiamo proprio seminando, stiamo cercando là. Acqua, cioè stiamo facendo water management, stiamo lavorando con Eni, con Leonardo, con Acea. Direi che l'Africa è il grande catalizzatore della nuova ricerca, è un paese giovane, è un paese che già sto sbagliando a definire in un unico modo, l'Africa è tutto. Ci sono parti più evolute e meno evolute, parte in guerra, parte in pace, parte che lavorano già con noi da tanto tempo, dove mandavamo professori. L'Africa è per l'appunto un continente e all'interno di questo continente ci sono le radici del nostro futuro.
è il messaggio che vuole dare alle nuove generazioni, soprattutto dal punto di vista dello studio, dell'approccio allo studio? L'educazione è la cosa fondamentale per il futuro e, ripeto, in un mondo in cui sembra le tensioni e sembra tutto precipitare verso il passato e più che verso il futuro, investire nella preparazione, investire nella scienza o in quelle domande, o porsi delle domande e trovare un'educazione per quella che sia consona alle capacità, agli interessi di ciascuno di attrezzarsi per poter dare delle risposte. Questo secondo me è l'educazione. Possiamo dire che già state lavorando per la quarta edizione? Ci sarà una quarta edizione, probabilmente cambieremo il format, ma visto il successo delle tre edizioni precedenti sicuramente organizzeremo una quarta edizione. Facciamo una presentazione relativa a un progetto di lungo termine dal nome Fragments of Extinction, frammenti di estinzione. E con questo progetto dal 1998 stiamo registrando nelle principali aree di foresta primaria equatoriale nel mondo, con uno scopo di patrimonializzare ciò che non sembra essere patrimonio, ovvero gli aspetti immateriali, i processi immateriali della natura. Noi andiamo in queste foreste e piazziamo i nostri microfoni per 24 ore, per interi cicli circadiani, e questi sono i nostri frammenti. Questi frammenti sono importanti in quanto diciamo testimoniano ciò che ancora oggi è vivo dal punto di vista dei processi ecosistemici che ancora diciamo possono essere integri in spazi come le foreste primarie equatoriali. E fra poche decine di anni questi suoni ci aspettiamo che siano cambiati, che saranno cambiati per ovviamente l'ingerenza antropica sugli habitat, ma anche solo per i sottili cambiamenti climatici che stanno arrivando anche nella fascia equatoriale. Pertanto registrare oggi questi suoni equivale a fissare nel tempo, a fermare nel tempo l'intelligenza acustica appunto degli ecosistemi. Che l'Africa sia importante è in un duplice senso, cioè da un lato è un oggetto dell'attenzione crescente di ritorno delle grandi potenze vecchie e nuove, e dall'altro però c'è un tentativo di sviluppare una soggettività africana che è una grandissima sfida. E quindi l'intersezione tra queste due dinamiche penso che sarà un'intersezione cruciale. Ma è interessante anche per altri motivi, chiaramente. L'Africa rappresenta una grande sfida nel processo di istituzionalizzazione che oggettivamente non è andato a buon fine fino adesso. E poi rappresenta anche una grande sfida perché ci sono altri due vettori che si incrociano. Da un lato quello demografico e dall'altro quello, diciamo, del miglioramento della salute globale. In realtà l'Africa, rispetto a tempi anche recenti, ha molto migliorato la qualità della sua salute, però questo ha provocato questa spinta demografica di cui il controllo delle nascite si pone come un tema centrale, non solo per l'Africa ma per il pianeta complessivamente. La domanda che tutti ci facciamo, anche senza essere troppo malthusiani, è: qual è il numero complessivo di umani che il pianeta può sopportare al di là del modello di sviluppo? Perché la sensazione è che siamo vicini aver plafonato il massimo, quindi come lì giocheremo sarà molto importante. E ve lo confesso, non è facilissimo per me, perché l'ho abbastanza visitata, navigata, ho consumato un po' gli scarponi e ho cercato di riportare alla memoria la maggior parte delle domande che mi fanno prima di partire o quando torno da un paese africano. In particolare c'è un amico di Modena che normalmente mi dice che sarò qua. Mesi? Ma te che vai tanto in Africa, ma cosa mangi lì? Le cavallette? Sono buone, eh? Cavallette fritte di piatto delizioso. Ma anche la pizza. La pizza è buonissima. Fanno fare la pizza qui in Africa. E poi gli dico, mi dice, ma lì com'è la situazione? Lì?
di dove, scusa, in Africa. Allora, fughiamo un errore, no? Un dubbio. L'Africa non è un paese, okay? È un continente, sono 54 stati, 2000 etnie, 3000 lingue. Quindi quando mi dicono com'è lì la situazione, è come se mi chiedessero com'è lì la situazione in Eurasia, intendendo come butta tra Palermo, Trapani, Lisbona, Helsinki, Minsk, Istanbul e il Cairo. Tipo. Lì un po' piove, lì fa freddino, però insomma. E poi dicono, ma non è pericoloso.